cosa di più, ci sarò e spero di portarci anche la mia nipotina più grande, quella di 13 anni. E quest'anno è molto importante l'occasione di Natale, Pannelliano, amnistia, indulto. Perché? Perché siamo arrivati finalmente l'8 ottobre al messaggio del Capo dello Stato, c'è un ministro della giustizia assai meno indisponibile di quanto si è rivelata Paola Severino, ci abbiamo l'umiliante scadenza dell'Europa, la quale ha registrato addirittura passi di dobbiamo cominciare subito il lavoro parlamentare sull'amnistia. Mi farebbe piacere che si cominciasse dal Senato, ma non per patriottismo del mio disegno di legge. Mi rendo conto che bisogna unire più forze, si tratta di approvare articolo per articolo con una maggioranza dei 2/3. Il disegno di legge del collega Manconi, il mio, altri che si aggiungono, esigono e hanno bisogno di una guida intelligente del Parlamento dai banchi del governo. E per questo conto molto sulla Cancellieri e mi farebbe piacere che all'indomani della marcia, delle vacanze di Natale, il nuovo anno fosse introdotto da un dibattito sul messaggio del Capo dello Stato e poi lavorasse la Commissione Giustizia. Senatore, pensa di riuscire a coinvolgere anche la nuova destra in questa sua iniziativa, questo appoggio alla marcia del 25? Penso di sì, oddio, io ho amici napoletani della grande destra, della nuovo centrodestra, diciamo. Il nuovo centrodestra è un mondo di tradizione italo-forzista, molto garantista, molto pacato, che si è impegnato al massimo, si è impegnato anche, devo dire, molto Nitto Palma nella raccolta delle iniziative radicali. No, da questo punto di vista non c'è problema. E manca Alfano allora? Alfano potrebbe essere richiamato dalle radici siciliane, sai, è il giorno di Natale, però sarebbe bello che sfilassero ministri della giustizia come Alfano, anche come la Severino, per far sentire meno sola la loro attuale collega Cancellieri. Grazie.